Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Niccolò Ravalli, che mi chiede di parlare del film del 2010 di produzione norvegese Troll Hunter, diretto da André Overdahl, sì, che poi farà un altro successo con un film molto belli come ad esempio Autopsy e altri. Comunque, in questa mini recensione il nostro amico Niccolò la dedica a Piangio e Berto, insomma, film del 2010, girato con macchina a mano, narra la storia di un gruppo di studenti che va alla ricerca su queste montagne delle famose e leggendari troll, appunto questi esseri mezzi animali, mezzi umani, del fantasy poi soprattutto nordico, proprio perché insomma c'è stata una serie di animali ammazzati e tutto il resto, viene data la colpa agli orsi e loro insomma decidono di andare a cercare di scoprire se è vero o non è vero questa cosa dei troll. Chiaramente li troveranno e si scopre insomma che in realtà lo Stato fa di tutto per non far capire che ci esistono questi troll, se no sarebbe il panico. Di lì poi tutto il film, che è un fantasy horror avventuroso con un finale notevole, proprio l'inquadratura finale veramente bellissima. Il regista va subito talento, dava subito l'idea di avere un bel talento nella costruzione dell'immagine, nonostante qui sia tra il mockumentary e il found footage, quindi molta macchina a mano, molto banzerello, però la situazione della scenografia naturale è meravigliosa, i monti insomma dove girano le parti sono splendide, gli attori se la cavano molto bene ed è tutto ben fatto, se non fosse che i troll purtroppo sono fatti al computer e quindi si perde molta della sensazione di realismo che dovrebbe dare un mockumentary alla fin fine. Questo è il fatto che comunque è molto divertente, intrattenimento di quelli che vanno via alla grande. Certo, niente di eccezionale, ma metteva comunque in mostra il talento di un regista che con due lire tira fuori un commentary di sicuro fra i più interessanti usciti del genere, visto che è un genere molto inflazionato e anche molto brutto se non lo si sa fare. Invece il nostro qui ha un po' buona idea di come si fa creare un po' di tensione, ha buona idea di come si crea insomma un'idea anche epica di un certo tipo di mostro e di un certo tipo di classico del fantasy, e lo fa con una rilettura molto interessante, ripeto, del gigantissimo al finale sull'inquadratura sulla montagna, vale più o meno tutta la visione. Veramente un film molto carino, interessante, certo non un capolavoro minimamente, però uno dei migliori documentari mai usciti. Il link è qui sotto, fate un po' voi, donate su Patreon, iscrivetevi al canale, mettete vi piace, fate quello che vi pare, ma se amate veramente il documentari, questo è uno dei migliori fatti, e se amate i film sui troll, questo è uno dei film sui troll migliori fatti, nonostante, ripeto, si potesse benissimo evitare di fare gli effetti speciali alla computer grafica, che in un film specialmente di falso realismo come un found footage, insomma, dovrebbero completamente essere eliminati, ma o così o nulla, evidentemente, dato il budget. Comunque il film è molto gradevole, ripeto, il link è qua sotto.